Dando il chiaroscuro allo studio del naso, ho scoperto che fa ombra ai baffi. Quindi me l'ha giusto, potrei usare pure quella. Non c'ho neanche gomma sotto mano adesso, ma non è niente importante. Quello che è importante è che io vado a capire come girano queste forme. Questa è la cosa importante. Una volta che le ho capite, poi la mano se ne andrà da sé a trovare le giuste proporzioni, eccetera, eccetera. Ma adesso non è questo lo scopo di questo esercizio. Lo scopo di questo esercizio è quello di individuare le forme. Una volta che ho individuato queste forme, è finito il discorso. L'esercizio è capito. Se l'esercizio è capito, quando mi troverò in questo tipo di condizione, non farò altro. Qui c'è un'ombra. Sarò orientato, tutto qua. Questo è quanto, il resto sono tutti aggiunte, cose che non servono. Ci sarà un po' più di ombra. Qui c'è un po' di ombra. Qui. Gira un po', questo è più scuro e poi si tratta di applicare un po' di chiaroscuro. Non c'è granché altro da fare qui, eh. Qui c'è l'ombra dello zigomo. Questo sta un po' più di ombra e questo qui è tutto più là, più in ombra e mi darà la forma della faccia. Poi ci sono, magari questo qui andava fatto un po' più così e più così, allora. Però questo poi lo vedo dopo, un po' lo vedo dopo, e un po' non è importante rispetto al tipo di esercizio che sto facendo. Perché il tipo di esercizio che sto facendo serve solo a capire qual è. Qual è l'andamento di questa faccia? Come è orientato sto naso? Funziona? Poi chiaramente, poi qui ci sarà la bocca che fa così, viene giù da qui. Qui fa così, va in questo modo, poi questa è una bocca classica, poi torna su, deve essere orientata in maniera giusta rispetto. Qui se ne andrà, ci sarà questo che va così. Poi se ne va così. Qui c'è, quindi qui sarà qui in questa maniera qui, poi qui gira in questo modo. Ma questo è quanto, non è che dovete capire come diavolo funziona sto naso una volta che, per cui
Una volta che state su questo modello e vi trovate in questa condizione, sapete come muovervi. Punto. Questo è quanto. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, mi trovi su Twitch TV dal giovedì alla domenica sera alle 21:30. Dipingo, disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare. Vieni anche tu.